amica stilista si chiama Regina Guasco. Girl and you're married now.
nostre manchette che sono state strepitose. Ci raggiunge la tua insegnante, oramai insomma sei grande e stai facendo una importante carriera, ma arriva Simona e non solo. Simona, allora lo vuoi dire tu? Che cosa succederà a breve? Il gruppo Arte Moda è pronto per seguire Regina Guasco a Fashion Week. Ragazze, dal lupo! Ecco, tra l'altro mi chiedo, è con noi anche il dottor Alessio Stefanoni? Perché se sì, mi piacerebbe averlo qui con noi sul palco. Andiamo avanti? Allora, iniziamo insomma a scambiarci premi, un po' come si fa a Natale. Allora, questa, perché Regina è troppo emozionata, questa è per te da parte sua. Allora io ne approfitto, questa è per te da parte nostra. Leggi un po' cosa c'è scritto. Grazie. Donna di talento 2017, Simona Faccioli, grazie. Che si vivono questa sera, veramente tante, si vede anche dagli occhi, Simona. Allora tieni anche questa, carissima, voi ci lasciate, ci vediamo dopo per il gran finale. Dai, ancora una passerella insieme al tuo compagno, perché mai come in questo caso potremmo dire amore, buon lievito di vita. Possiamo dire anche che la grandissima soddisfazione, guarda, l'abbiamo proprio vista crescere, è iniziato, esatto, piano piano e adesso va alla Torino Fashion Week. Grazie, buon viaggio, mi raccomando. Ragazze, voi rimanete qua perché insieme vogliamo concludere. Nina, vuoi stare da quella parte così? Vuoi? Sì, così siete 4 e 4. Iniziamo a chiamare tutte le persone insomma che hanno lavorato per questa grande serata. Intanto Clara, ci sei? Dai. Ci sta raggiungendo. Elegantissima anche lei. Ecco, perché lei, essendo la mamma di Simona, adesso parlo così con spirito un po' materno, mi dice sempre, parla con Simona, fai andare avanti Simona, però io voglio ricordare che questa sera festeggiamo 30 anni e Simona, insomma, 30 anni fa era veramente una bambina, per cui secondo me questa festa è tua, perché sei tu che hai iniziato 30 anni fa. Sì, sono molto emozionata, sono contenta di essere qua con voi dopo 30 anni di Arte Moda. Innanzitutto ringrazio il pubblico, ringrazio voi che siete stati stupendi nel percorso della serata, ma un particolare ringraziamento a tutte le allieve che hanno contribuito per questa manifestazione. Il lavoro è stato tanto e tutte hanno dimostrato impegno. Un grazie a tutte le insegnanti che si sono prodigate nel seguire queste allieve. Un particolare ringraziamento a mia figlia Simona, che ha curato passo per passo tutta questa serata. Un grazie all'associazione Diva, alla Fiera del Tessuto, ai parrucchieri, a tutti coloro che hanno lavorato per questa serata. Grazie a tutti e spero di
riuscire ancora in seguito a fare delle serate. Vorrei ancora qua vicino a me la signora Farè e il signor Morra, che sono gli artefici dell'arte moda. Io sono con loro da più di 30 anni, quindi vorrei averli qua vicino a me sul palco. Allora, chiamiamo anche Angelo Rossi della Fiera del Tessuto, che insomma da sempre ci è vicino, perché ricordiamo che noi abbiamo iniziato nel 2006 a fare la prima sfilata insieme e lui ha sempre sostenuto questo progetto. Grazie Angelo Rossi. Ci raggiunge anche Tina Durando, perché con lei insomma abbiamo consacrato il tutto. Ti sono piaciuti gli abiti questa sera? Assolutamente, tantissimo, e anch'io ringrazio tantissimo Arte Moda e voi tutti per essere venuti. Grazie e complimenti a tutte le ragazze, tutte quante, grande impegno, bravissime. Voi siete un po' più vecchi, quasi 50, eh? Senza il quasi, quest'anno facciamo 50 anni in Vianizza, 57. Grazie, grazie a tutti. Allora ci prepariamo per la prossima festa. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Vogliamo ringraziare tutti qui così presenti, ma in particolar modo grazie veramente di cuore, veramente a Clara e a Simula. Hanno fatto questi 30 anni veramente di grande lavoro e hanno portato l'arte moda ai massimi livelli nazionali, devo dire veramente. Poi stasera mi hanno stupito veramente con questi magnifici abiti. Perciò diamo una targa veramente di riconoscenza a queste due donne. Ci sono anche i fiori per Clara. Leggiamo un attimo la dedica. A Simona li daremo dopo. E questi invece sono per lei. Chi legge la dedica? Lei. Allora, a Clara e a Simona Faccioli. Sì. A Clara e a Simona Faccioli, con profonda gratitudine per l'esempio, per la professionalità, per la dedizione e per l'ottimo risultato raggiunto in questi 30 anni di collaborazione, portando la sede di Torino ai massimi livelli nazionali. Verità assoluta. Allora, a questo punto manca soltanto la nostra Simona, che insomma io ho conosciuto qualche anno fa, era ancora una ragazzina, oggi è una giovane regina di questo mondo. Ma è soprattutto anche una figlia, insomma, molto riconoscente alla sua mamma, anche perché hai una mamma straordinaria, lo devo dire. Guarda che cosa c'è per te, 30 rose! Andate un po' più avanti, dai, così fate una bella foto insieme, eh? Ringrazio tutti i nostri fotografi, è un momento importante questo qua, eh? Ci sono, se no insomma possiamo farlo dopo. Qui arrivano fiori e ad oltranza non si... Questi per chi sono? Per i parrucchieri? Sono, che non li abbiamo, ancora chiamiamo, dentro le quinte a lavorare. Hanno fatto Andrea tantissimo Zanita questa e Laura sera. Diano, ecco, li invitiamo. Eccoli qua. E quelli che stanno... Grazie per il vostro lavoro. La nostra Laura Sciolla, lei è una donna ombra davvero, però insomma mai come questa sera è stata determinante per la riuscita della serata. Laura, ci raggiungi, Franco non può rimanere lì, però grazie davvero a Franco Frassi, eh? Poi un ringraziamento particolare va anche a Irene Fiore di
scandiolo per i fiori, insomma, i tanti fiori che sono con noi sul palco. C'è un presente per tutte le ragazze, mi hai detto, così poi dopo, se volete ragazze, vi congediamo, perché dobbiamo dare altre cose ad altre ragazze, se volete, insomma, potete lasciare il palco. Però prima c'è un pensierino per voi, vediamo se arriva. Intanto mi dite i vostri nomi. Alexandra, Miriam, Sara, Gaia. Continuo io da questa parte. Nina, Irene, Giada, Tiziana. Buona fortuna a tutte, grazie. Parte di arte e moda, beh, insomma, è un fiore molto bello, girasole, giusto per delle ragazze così solari. Tina Durando, che dici? Dico che è stato non una sfilata, ma uno spettacolo meraviglioso e completo, grazie alla disponibilità e alla preparazione delle due signore e alla speciale condizione della presentazione di Elia Tarantino e del suo collega amico Blani. Grazie. La verità è, io credo nelle donne, sono 12 anni che ho creato questa associazione, perché noi donne veramente siamo di talento quanto vogliamo. Sì. Auguri a tutti. Allora, a questo punto possiamo congedare le nostre indossatrici, grazie ragazze, avete fatto un ottimo lavoro, grazie. E noi rimaniamo qua perché insomma dobbiamo ora premiare le insegnanti. Allora, io chiamerei qua sul palco le mie colleghe insegnanti, Irene, Anita, Agnese, Rossella. Clara dice, troppi fiori non ce la faccio. Vabbè, 30 anni e giustamente un po' di fiori ci vogliono. Fai come le miss, li puoi appoggiare per terra. Le miss fanno così, lo sapete? Perché quando poi, prima arrivano i fiori, poi dopo arriva il premio e li appoggio. Però avresti dovuto appoggiarli davanti, non dietro. Clara, come le miss, così. Davanti ai tuoi piedini. Che te la sei meritata. Ora vorresti premiare tutte le ragazze che hanno collaborato a questa serata? Adesso chiamerei sul palco tutte le allieve che hanno confezionato gli abiti per questa sfilata. Allora, noi retrocediamo un po', facciamo così, così facciamo una carrellata veloce, ovviamente cercheremo di fare un po' velocemente perché siete in tantissime, però insomma è previsto un ricordo per tutte. Noi siamo qua, e oramai è fatta, vero? Non si sente neanche più il caldo. Io devo dire la verità, ho preso un po' di zucchero per tirarmi un po' su. Volevo prendere solo un cucchiaino, invece Flavia mi ha detto, ma no, due a tre, stai tranquilla. Allora ho detto, se me lo dice lei che è moglie di un medico, vado di glicemia. Ecco, però ho fatto bene, ha funzionato. Loro sono state le nostre mille protagoniste, sì. Ecco, le più piccole. Clara, spostiamo questi fiori perché mi sa che te li calpestano tutti, sposta un pochetto. Allora ragazze, vi chiedo così di avanzare in un... Ok? Solo un attimo. Tra l'altro che belli questi vestiti da vicino, prima non li avevo notati così bene. Cuore di mamma, ha pensato anche le più piccoline. E a questo punto parte, Franco, se vuoi mettere un po' una bella musica, parte questa kermesse di allieve che hanno finito la scuola.
accompagniamo con un applauso tutte le allieve. Grazie, grazie davvero, sono state tutte bravissime. Ragazzi, vogliamo un po' avanzare, perché insomma io ho anche un operatore televisivo da qualche parte che secondo me si sta arrabbiando perché dice sei troppo lontana, veniamo un po' più avanti, volete? Ricordiamo che insomma questa sera stiamo facendo anche delle belle riprese televisive. Clara, vieni. Ma ci sono ancora un sacco di fiori da consegnare. Anche degli attestati ancora. Da parte di tutte le allieve dell'Arte Moda, grazie mille. Allora, hanno pensato a Simona, alle loro insegnanti, e così?